Amen, gloria a Dio. Vogliamo leggere una parola da parte del Signore nella lettera ai Romani. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, lettera ai Romani. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Amen, benedetto il nome del Signore. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù. Quanto è buono, fratelli e sorelle, che i figli di Dio si riuniscono con lo scopo di lodare, di pregare, amen, di meditare la parola, alleluia. Nell'unità della fede scende l'unzione. Dobbiamo stare uniti, amen. Non distraiamoci, stiamo uniti nella parola di Dio, nella presenza di Dio. Dice il Salmo che è lì come l'olio che scende, alleluia, dal cielo, alleluia, sulla barba di Aronne. Gloria a Dio, alleluia, fino all'orlo delle sue vesti. Ma dobbiamo stare uniti, alleluia, in un solo pensiero, in una sola fede, in un solo nome, in un solo spirito. Amen. Ecco perché io mi sono sorpreso che abbiamo iniziato senza preghiera. Alleluia. Io tutte le chiese che ho visto in Brasile iniziavano con preghiere forti. Perché io sempre ligato al cielo, sempre. Ma è buono che ci presentiamo. Ma è meraviglioso. Benedetto il nome di Gesù. Alleluia. Gloria, gloria a Cristo. Come il Signore dice, chiedete, vi sarà dato, alleluia. Noi abbiamo bisogno di chiedere a Lui nuove forze, alleluia. Quella fresca unzione dal cielo, alleluia, per poter parlare la sua verità con autorità che viene dall'alto, perché Dio parla per fare a noi del bene. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Vogliamo leggere Romani? Gloria a Dio che siamo qua questa sera, Dio ha voluto farci arrivare qui. Romani capitolo 13. Gloria a Dio, siamo qua per la fede, per la grazia, per la gloria di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente. Amen. Alleluia. Vogliamo leggere Romani 13 dal verso 11. Al verso 14, amen. Signore benedica coloro che ascoltano la parola di Dio. Amen. Gloria a Gesù. Chi ha orecchi da udire, oda ciò che lo Spirito Santo parla alla Chiesa. Quanti sono parte della Chiesa? Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Che sono lavati nel sangue dell'agnello. Alleluia. E che stanno camminando nelle vie del Signore, nello Spirito e nella via stretta. Alleluia. Gloria al tuo nome. Dice così la santa parola di Dio, Romani 13, 11. Dice, amen. E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo. Alleluia. Perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, perché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via dunque le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Alleluia. Camminiamo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e dissolutezza, non in contese e invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Alleluia! E non abbiate cura della carne, per soddisfarne le sue concupiscenze. Amen, amen e amen. Potete sedervi, cari, nella grazia, che il Signore ci aiuti a vivere, alleluia, una vita degna del suo nome. Alleluia. Noi come
non voglio dire come evangelici, perché chiunque può dire che è evangelico, ma essere cristiani, alleluia, è seguire Cristo in verità. Amen. Alleluia. Noi siamo chiamati a essere seguaci di Cristo. Alleluia. A seguire le orme di Cristo. E come abbiamo letto qui, i veri cristiani devono essere rivestiti, alleluia, del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Tu per fede, sorella, fratello, e chiunque ascolta, devi rivestirti di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria. Rivestirti della sua natura, gloria, divina. Rivestirti, alleluia, della sua presenza. Devi rivestirti, alleluia, dello Spirito Santo. Solo così noi non saremo più dominati dalle opere della carne, alleluia, dai pensieri della carne, dai desideri della carne, alleluia, perché sono quelle cose, le concupiscenze, che fanno guerra all'anima, alleluia, fanno guerra alla vita spirituale, alleluia, i pensieri carnali, il vecchio carattere, il vecchio uomo, bendito, la vecchia donna. Gloria a Gesù. Ma noi adesso siamo figli della luce. Amen. Alleluia, gloria a Dio per quella mente. Alleluia. Noi siamo figli della luce. Gloria. Dobbiamo camminare nella luce. La luce è una figura di una vita santa. Amen. Noi non siamo solo chiamati a essere evangelici, ma a essere santi. Non in noi stessi, non nella nostra bravura, non nella nostra capacità, non nel nostro intelletto umano, ma rivestiti di Cristo. Alleluia. Alleluia. Perché Cristo non ha mai peccato. Cristo non ha mai detto una bugia. Alleluia. Cristo non dava spazio alla carne. Alleluia. Cristo non era invidioso. Alleluia. Lui ha vissuto una vita santa, alleluia, bendito, una vita pienamente consacrata alla volontà del Padre. Alleluia. Noi siamo chiamati a vivere una vita, cari fratelli e sorelle, completamente, alleluia, arresa, sottomessa, alleluia, alla volontà, Padre, del Padre. Gloria. Ma abbiamo bisogno del rivestimento di Cristo. Alleluia, perché la carne, alleluia, è debole, sapete, alleluia, la carne, la natura umana carnale è nemica di Dio. La Bibbia dice: chi vive nella carne non può piacere a Dio. Alleluia. Chi vive nella carne si costituisce nemico di Dio. Alleluia. Ma rivestiti di Cristo, bendito è il Signore, rivestiti di Gesù, alleluia, le cose cambiano. Alleluia. Possiamo dire amen. 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 Alleluia. Rivestiti di Cristo. Alleluia. 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 Se tu ti rivesti di Cristo, non dirai più le bugie. Amen. Se tu ti rivesti di Cristo, non dirai più le parolacce. Alleluia. Se tu ti rivesti di Cristo, non berrai più alcol. Gloria a Dio, di amen adesso. Amen. Che molti evangelici gli piace bere birra, limoncello, whisky e tutte quelle robe che il diavolo mette in commercio. Alleluia. Che l'Eterno lo sgridi. Se tu ti rivesti di Cristo, non guarderai più i film mondani. Non guarderai più i film pieni di omicidio, di sesso, di immoralità, di adulterio, di fornicazione. Lasciamo le basure. Sapere che se tu ti rivesti di Cristo, gloria, sarai separato dal mondo. Perché non sarai più tu a vivere, ma Cristo in te. Bendito è Dio. Galati 2:20 dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Alleluia. E non sono più io che vivo. Alleluia. Ma Cristo vive in me. Oh, gloria. Oh, alleluia. Questo non è solo uno slogan da mettere dietro il pulpito. Alleluia. In un
quadretto, gloria, in un'applicazione, in un versetto giornaliero. Alleluia. Alleluia. Questo è una parola che ti trasforma. Alleluia. Che ti libera dal vecchio carattere. Alleluia. Alleluia. Che ti libera dalla vanità, alleluia, dalla carnalità. Alleluia. Gloria a Dio che ci libera. Gloria, alleluia. Ci libera dalle passioni della carne. Dalle invidie, quante invidie anche nelle chiese. Magari Dio alza una sorella per profetizzare e l'altra che è seduta lì diventa invidiosa, diventa gelosa. Dice: no, Signore, io non voglio che lei profetizzi. Perché c'è ancora la carne. Magari c'è un fratello che canta per la gloria di Dio con un dono di cantare e qualcuno diventa invidioso. Che Dio liberi la sua chiesa. Alleluia. Magari Dio, alleluia, manda un uomo a predicare un messaggio, alleluia, e qualcuno è invidioso. Che Dio sgridi. Nomi di Gesù. La Bibbia dice: gettiamo via dunque le opere delle tenebre. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. E rivestiamoci di Cristo. Perché se noi, alleluia, ci rivestiamo di Cristo, possiamo vivere una vita santa. Amen. Il peccato non ti attirerà più. Il peccato non ti richiamerà più. Non avrai più quei desideri di prima. Alleluia. Ma dobbiamo essere ogni giorno, ogni momento, alleluia, rivestiti di Cristo. Oh, gloria, alleluia. Alleluia. Se tu ti rivesti di Cristo, non ti piaceranno più i divertimenti del mondo. Alleluia. Gloria a Cristo. Se tu ti rivesti di Cristo, alleluia. Se tu ti rivesti di Cristo, le debolezze, alleluia, della carne non ti domineranno più. Le paure non ti domineranno più. Alleluia. Amen. I brutti pensieri non ti domineranno più. E se a volte cercano di arrivare, perché anche a me a volte i pensieri brutti vogliono arrivare. Io mica sono già in cielo. Però vivo in Cristo. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. E quando un pensiero, una freccia del diavolo, un dardo del maligno vuole arrivare, io mi umilio, dico: nel nome di Gesù, via Satana. Alleluia. Mi rifugio nella presenza di Cristo, perché se sono rivestito di Cristo, alleluia, la presenza di Cristo mi copre. Oh, gloria. Alleluia. La presenza di Cristo mi protegge. Ma tu devi camminare per fede. Ci vuole fede, fratelli, perché noi non lo vediamo Cristo. Io non vedo il rivestimento di Cristo. È qualcosa di spirituale. E dobbiamo avere fede, perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. È per fede che tu ti rivesti di Cristo. Amen. Amen. Con fede, con umiltà, con il desiderio, amen, amen, sincero di consacrarti a Dio. Alleluia. Sempre più, alleluia. E allora questa potente verità si realizzerà nella tua vita, nella mia vita. Alleluia. Amen. Amen. Ma dobbiamo essere svegli spiritualmente. Qua dice: questo tanto più dobbiamo fare conoscendo il tempo, perché è ora ormai che ci svegliamo dal sonno. Alleluia. Se noi vogliamo essere rivestiti di Cristo, ci dobbiamo svegliare dal sonno. Non possiamo dormire come quelli che non conoscono Dio. Bendito è il Signore. Non possiamo dormire spiritualmente. Non possiamo avere una vita spirituale che sonnecchia, che si adagia, una vita spirituale comoda. Alleluia. Che non vuoi pregare, non vuoi leggere la Bibbia, non vuoi fare l'opera di Dio. Oggi quante persone
hanno un ministero, ma solo di nome, un titolo. Ma stanno dormendo nelle chiese. Sì, tanto. Misericordia. Bendito. C'hanno un titolo ministeriale, pastore, apostolo, presbitero, diacono. Addirittura si chiamano anche apostolesse oggi. Ma che Dio abbia misericordia, ma stanno dormendo. In una vita carnale senza una vera comunione con il Signore. Senza una vera consacrazione. Si vive in una religiosità. Fratelli, siamo evangelici pentecostali, ma alla fine diventa come una cosa programmata dall'uomo, dove non c'è lo Spirito Santo che guida. Diventa una religione. Siamo evangelici, ma alla fine le persone vivono una religione, vengono alla riunione, poi vanno via, manca che si fanno il segno della croce alcuni. Vengono qua, si fanno... Alcuni vengono qua come se fosse l'acqua benedetta. Il fratello mi fa una preghiera, la sorella mi fa una preghiera, come prima andavano dal prete a farsi mettere l'acqua benedetta, ma non hanno comunione con Dio. Non hanno abbandonato la carne. Non si sono rivestiti dell'uomo nuovo. Non si rivestono di Cristo, fratelli. Questo è un grande inganno. Pensare di vivere una vita cristiana ma non essere rivestiti di Cristo. Noi dobbiamo essere rivestiti di Cristo. Solo così noi non avremo cura della carne. Quante persone hanno cura della carne? Pensano alle cose della carne, pensano ai desideri della carne, perché loro non sono rivestiti di Cristo. Gloria a te. Perché non sono svegli nello Spirito, non sono svegli nella fede, non sono svegli nella conoscenza dei tempi che stiamo vivendo. Qui dice: conoscendo il tempo. Alleluia. È ora che ci svegliamo conoscendo il tempo. Alleluia. Tu stai conoscendo il tempo che stiamo vivendo. Bendito il tuo nome, Gesù. Fratelli cari, questo vale anche per me. Stiamo noi conoscendo il tempo che stiamo vivendo? Noi stiamo vivendo tempi malvagi, tempi di apostasia, tempi come Sodoma e Gomorra, tempi dove il male lo chiamano bene e dove il bene lo chiamano male, dove il predicatore lo arrestano perché predica, ma lo spacciatore, il mafioso, lo lasciano libero. Alleluia. Questi sono i tempi che stiamo vivendo, tempi diabolici, ma vogliamo anche dire sono i tempi del ritorno di Cristo. Alleluia. Sono i tempi che suonerà la tromba. Gloria. Sono i tempi che la sposa di Cristo volerà. Oh, gloria. Sono i tempi, alleluia, che Gesù verrà a rapirci. Alleluia. Quanti lo credono? Amen. Amen. Gesù ritorna. Gesù ritorna per una chiesa santa, senza macchia, senza ruga, che non si basa nei titoli, nelle etichette, nei cartelli, nelle placche, ma una chiesa che vive sotto, alleluia, il rivestimento di Cristo. Una chiesa che non pecca più. Amen. No, alcuni dicono: no, fratello, nessuno è perfetto, siamo tutti peccatori. Bugia del diavolo. Amen. La Bibbia dice: chi è nato da Dio non pecca. Amen. Alleluia. Noi non pecchiamo più come prima. Alleluia. Cioè, io sono imperfetto, sono un uomo ancora con le mie imperfezioni, ma non pecco più come prima. Non vado più a rubare come prima. Non guardo più le donne degli altri come prima. Alleluia. Non vado più a comprarmi le sigarette come prima. Non vado più ai pub, ai bar, a ubriacarmi come prima. Gloria a Cristo. Sono imperfetto, sì, Cristo mi sta modellando, ma non dico più le bugie come prima, non guardo più la pornografia come prima. Alleluia. Amen, alleluia. Non bestemmio più come prima.
Perché chi è nato da Dio non pecca. Amen. Amen. Viviamo nello spirito, sì, abbiamo dei difetti, ma il vasaio ci sta modellando. Oh, gloria, oh, alleluia. Amatore. Gloria a Gesù. O lei non sta travagliando il teu carattere. Amen. Mugliera bensuada. Alleluia. O lei non ti sta santificando, ti sta incendo. Alleluia. Oh, gloria. La sua sabeduria che vendo seu. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ma tu non sei più una peccatrice come prima. Amen. Che andavi mezza nuda nelle strade. Tu non sei più una peccatrice come prima. Che andavi nelle spiagge a mostrare il tuo corpo col bikini, col tanga. Che ballavi samba, andavi al carnevale. Non sei più la vanitosa di prima. Anche tu ascoltami che sei lì. Amen. Non sei più la fornicatrice, alleluia. Oggi sei una donna rivestita di Cristo. Gloria, alleluia. Alleluia, alleluia. Oggi sei una nuova creatura. Amen. Oggi sei una donna santa. Sì, non farti ingannare da quelle dottrine di oggi. No, nessuno è perfetto, dicono. Ma Gesù ha detto: siate perfetti come il Padre mio che sta nei cieli. Alleluia. Amen. Siate santi perché io sono santo. Alleluia. Amen. Paolo addirittura diceva: Paolo era un uomo come noi, fratelli, fino a prova contraria. Non so, forse c'è qualche teologo qui che mi vuole contraddire. Ma Paolo era un uomo come noi. E lui disse: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Alleluia. Alleluia. Perché? Perché lui viveva nel rivestimento della presenza di Gesù Cristo. Alleluia. Quando tu vivi nel rivestimento della presenza di Gesù Cristo, il diavolo non ti può toccare. Gloria. Il diavolo non può più toccarti. Bendito è un santo. Perché quel rivestimento, un rivestimento di fuoco, di potenza, alleluia, di gloria, di autorità. Bendito. I demoni vedono da lontano che lì c'è un uomo rivestito di Cristo. Alleluia. Alleluia. Non solo un evangelico con la Bibbia sotto il braccio. Alleluia. Che oggi ci sono anche evangelici che nemmeno la Bibbia portano in giro. Alleluia. Misericordia a Dio. Eva. Oggi c'è la moda di andare col tablet, non vanno più con la Bibbia. Misericordia, che nessuno si offenda, ma devi andare con la Bibbia. Alleluia. Gloria al Signore. La spada dello Spirito. Alleluia. Alleluia. E quando noi camminiamo, alleluia, le legioni, le potestà, i demoni, i principati, loro hanno paura della Chiesa. Amen. Oh, gloria. Non siamo noi che dobbiamo avere paura. È vero, a volte ci sentiamo stanchi. Io mi sento stanco, a volte oppresso, mi sento abbattuto, ma in quel momento lo Spirito Santo mi dice: io sono con te. Amen. Non temere, io sono con te. Alleluia. Gloria a Dio. E quando noi camminiamo, fratelli, il diavolo sa chi sono quelli che hanno il rivestimento di Gesù Cristo. E non solo che sono evangelici, perché oggi chiunque dice che è evangelico, oggi chiunque dice che è cristiano, che crede, ma chi sono i veri cristiani rivestiti di Gesù Cristo? Solo così possiamo vincere nelle battaglie spirituali. Solo così possiamo rimanere fermi e stabili nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Gloria, gloria a Gesù. Solo così tu non cadrai nelle tentazioni. Perché c'è il rivestimento di lo Cristo. Lo sguardo è il tuo nome, Gesù. A Cristo. Alleluia. A Cristo, fratello. Lo dico con rispetto questo. A Cristo non gli piaceva peccare. Lui non ha mai peccato. Amen. Cristo non diceva le bugie, alleluia. Cristo amava, perdonava, non aveva rancore nel cuore. Perciò se noi siamo rivestiti di Cristo, noi dobbiamo camminare come Egli camminò. Alleluia. Col suo aiuto, con la sua autorità,
con la sua presenza, con la sua grazia. Ma dobbiamo, alleluia, essere disposti. Amen. Amen. Quel versetto che abbiamo letto dice: conoscendo il tempo, alleluia, sapendo che la salvezza ci è oggi più vicina che di quando credemmo. Amen. Oggi il ritorno di Cristo è più vicino di 20 anni fa, quando io mi sono convertito, quando il Signore mi ha liberato, alleluia, quando il Signore ha fatto un'opera meravigliosa nella mia vita. Oggi, alleluia, il suo ritorno è più vicino di 20 anni fa o di 30 anni fa, quando tu ti sei convertito. Gloria a Gesù. O di 10 anni fa. Oggi Gesù è più vicino. Per questo che dobbiamo essere pronti. Lo fa dotto il nome Gesù. Dobbiamo essere svegli, perché Gesù torna per una chiesa rivestita della sua presenza. Chi non sarà rivestito della presenza di Gesù non potrà andare in cielo. Perché solo quelli che sono svegli, che sono consacrati, che sono rivestiti della presenza di Gesù, udranno il suono della tromba. Alleluia. Quelli che sono nella carne non possono udire il suono della tromba. Ecco perché la Bibbia dà l'esempio e dice: due saranno in un letto, uno sarà preso e uno sarà lasciato. Oh, gloria! Io spero, alleluia, io spero che questo non avvenga nel mio letto con mia moglie. Amen. Alleluia. Ma che io vada con Gesù, alleluia, e che anche lei vada con Gesù. Alleluia. Che tutte e due vogliamo insieme. Gloria. Alleluia. Cristo vive. Ma c'è un versetto che dice: due saranno in un campo, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Due saranno in un letto, amen, uno sarà preso, ovviamente marito e moglie, perché se sono due in un letto che stanno fornicando, tutte e due rimangono. Alleluia. Se sono due in un letto che sono conviventi, che non sono sposati, anche se sei evangelico, anche se sei evangelica, ma stai convivendo fuori dal matrimonio, se suona la tromba, tutte e due resterete sulla terra. Che Dio ci aiuti, fratelli, sorelle della, alleluia, della fede, che possiamo essere tutti e due consacrati. Essere un matrimonio al servizio di Cristo. Non che la moglie si consacra e il marito è un carnale, un mondano. Pietà, Signore. Non che il marito si consacra e la moglie guarda le telenovelas. O la moglie vuole andare sempre in piscina, al shopping, al centro commerciale, all'estetista, a farsi le lampade, a farsi le unghie, a farsi tutte le cose delle bellezze carnali che non servono a niente. Perché la vera bellezza è avere Cristo in noi. Io adesso sono bello perché Cristo è in me. Alleluia. Signore, aiutaci. Prima ero un indemoniato, avevo due occhi pieni di demoni, ma oggi c'ho la luce di Gesù. Amen. Anche se ho i miei difetti, ho i miei errori, sono imperfetto, ma Cristo vive in me. Alleluia. Alleluia. La speranza della gloria. Gloria. Alleluia. Gloria. Alleluia. Gloria. E noi dobbiamo essere pronti per il suono della tromba. Alleluia. Oh, Sherry Lace. Dicama. Alleluia. Meito Raya. Non essere addormentato nelle cose del mondo. Non dobbiamo essere addormentati, distratti dal materialismo, dal lavoro. Sì, è buono lavorare, ma non vivere per lavorare. Vivi per Cristo. Amen. Se lavori, amen, è una cosa buona, ma non ti vergognare di parlare di Gesù nel lavoro, eh? Ci sono alcuni che si vergognano di parlare di Gesù e poi in chiesa parlano in lingue. In chiesa profetizzano, saltano, che tra un po' toccano il tetto, ma nel lavoro, nella fabbrica, ti vergogni di parlare. Alleluia. Che Dio ti perdoni, perché chi si vergogna di Gesù, dice il Signore, chi si vergogna di me in questa generazione perversa,
io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Alleluia. Gloria. Fratelli, è un peccato vergognarsi di Cristo. È verdade. È vero. Padre, è un peccato. Dio abbia pietà. Bendito è un se io lavoro. Alleluia. E mi vergogno di parlare di Gesù, io devo dire, Signore, scaccia via questo pensiero malvagio, scaccia via questo pensiero carnale. Vedete che dice qui, amen, alleluia, gettiamo via le opere delle tenebre. Alleluia. Amen, caro fratello, dobbiamo gettare via le opere delle tenebre, i pensieri carnali, i desideri carnali, le cose di prima, le cose vecchie. Gloria a Dio. I desideri, obrigada, i vizi. Jesus, tu es tremendo. Noi dobbiamo obrigada, gettare via le opere delle tenebre. Voglio leggere ancora per finire. Obrigada, Jesus. Amen. Obrigada, gloria a Dio. Qualcuno ha detto meno male. Oh, Dio tremendo. Meno male che sta per finire questo qui. No, alleluia. Signore, aiutaci. Nel nome di Gesù. Bendito. Alleluia. Ma se l'uomo finisce, lo Spirito Santo continua a parlare nel tuo cuore. Lo Spirito Santo continua a parlare qui, nei nostri cuori. Bendito il Santo dei Santi. Ma noi amiamo la parola di Dio. Amen. 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 Noi amiamo la vera parola di Dio. Amen, Signore. Amiamo la parola, la verità, la sana dottrina. Signore, aiutaci. Amen. Romani 13 dice, questo punto voglio toccare, dice al verso 12, la notte è avanzata. Cosa vuol dire questo, fratello? Alleluia. Che le tenebre stanno riempiendo la terra. Il buio. Le tenebre stanno governando il mondo. Ma la Chiesa non fa parte del mondo. Bendito è il Santo di Santo. Alleluia. La Chiesa di Cristo non fa parte del mondo. Noi siamo di lassù. Amen. Dove Cristo ritornerà con gloria. Alleluia. E lui ha preparato una dimora, un'abitazione per noi nei cieli. Alleluia. Alleluia. La nostra cittadinanza sta nei cieli. Io ricevo il reddito di cittadinanza dal cielo. Gloria. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. Quel mezzo che avete visto per la gloria di Dio, quel camper missionario, l'ha mandato il Signore. Dio l'ha provveduto. Perché Dio fa anche questi miracoli. Amen. Io non predico la prosperità, ma predico la fedeltà di Dio. Alleluia. Perché il Signore, l'Eterno, il mio pastore, nulla mi mancherà. Alleluia. Ma noi dobbiamo onorarlo, servirlo, anche se abbiamo i nostri difetti, fare la sua volontà, essere rivestiti di Gesù Cristo. Alleluia. Essere coraggiosi di parlare di Lui in ogni luogo. Alleluia. E Lui provvederà a ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze con gloria in Cristo Gesù. Amen. Perciò, fratelli, noi dobbiamo sapere che le tenebre stanno avanzando. La notte è avanzata, ma il giorno è vicino. Quale giorno? Il giorno del ritorno di Cristo. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Il giorno del rapimento. Oggi ci sono chiese, sorella, che non predicano più il rapimento della Chiesa di Cristo. Predicano solo benedizioni in questa vita. Oggi ci sono questi predicatori, questi profeti. Dio ti benedirà, ti darà un lavoro, ti darà una casa, prendi questo, Dio ti prospererà. Se hai una ditta, un'azienda, se sei un impresario, se sei un, come si dice in italiano, un imprenditore, Dio ti benedirà, però devi portare poi la decima qua, perché noi abbiamo bisogno della decima. Santo. Che Dio sgridi queste false profezie. Amen. Non predicano più il rapimento della Chiesa.
che Gesù in questi giorni mi sta parlando con quel versetto. A me mi sta parlando, dice: non fatevi tesori sulla terra. Amen. Dove tutto è passeggero, ma fatevi tesori in cielo. Alleluia. Noi dobbiamo, amen, insegnare il rapimento della Chiesa. Gloria a te. Che Gesù tornerà a prendere il suo popolo fedele. Alleluia. Il suo popolo eletto. Il suo popolo che lo serve. Dio Gesù Cristo tornerà a prendere la Chiesa. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. Vive. Alleluia. Gloria a Gesù. Ma insieme al rapimento dobbiamo predicare anche la santità. Amen. Perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Noi dobbiamo vivere con l'aiuto del Signore, fratelli. Con il rivestimento di Cristo, con lo Spirito Santo che ci dà la potenza, dobbiamo vivere una vita santa. Vivere una vita consacrata, separata dal mondo. Avere un cuore puro, senza invidie, senza gelosie, senza rancori. Non è che a me, se una persona mi offende, io poi ho il rancore e inizio a pensare come vendicarmi, fare ciò l'amarezza. Se Gesù ritorna, io non posso andare con il Signore. Dobbiamo avere un cuore puro, fratello, con l'aiuto del Signore. È una vita consacrata con il rivestimento di Cristo. Amen. Nel nome di Gesù gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Alleluia. Dio ci ha dato le armi potenti. Alleluia. Per sconfiggere le tenebre, per sconfiggere il diavolo, per sconfiggere il peccato. Sono le armi della luce. Amen. Amen. La parola di Dio è la spada dello Spirito. Alleluia. La preghiera è un'arma della luce. Alleluia. Amen. Alleluia. Il digiuno è un'arma della luce. Alleluia. Che il Signore ci aiuti. Alleluia. Dobbiamo prendere le armi della luce. Gloria al Signore. Camminiamo onestamente, come di giorno, cioè nella luce. Nella luce, come abbiamo cantato quel canto. Dio ti darà la vittoria se tu cammini pienamente nella luce. Amen. Camminiamo onestamente, perciò fratelli, quando siamo rivestiti di Cristo non c'è più falsità. Se io cammino con Cristo, se sono rivestito di Cristo, se sono veramente una nuova creatura in Cristo, io non darò più spazio alla falsità. Amen. Amen. Non è che vengo qui a fare il predicatore, a fare l'unto, a fare il profeta e poi fuori sono un carnale. Non è che vengo qui a fare che c'ho il fuoco, ma poi fuori cammino ancora con la carne. Alleluia Gesù. Quello è un inganno, una falsità. Amen. Amen. Vengo qui a fare il pastore, il predicatore, l'apostolo e poi fuori sono un mondano. Torno a casa a guardare le partite, la TV, ascoltare le musiche di prima, andare nei locali, nei divertimenti. Quello sarebbe una falsità, un inganno terribile. Qui dice: camminiamo onestamente. Amen. Amen. Dobbiamo essere sinceri, fratelli, davanti a Dio. E lì il Signore ci ricompensa. Amen. Per la sua gloria. Perché Lui vede che noi lo vogliamo onorare. Gloria a Gesù. Che lo vogliamo glorificare, che lo teniamo. E quando c'è il timore di Dio, dice nei Proverbi, ci sono dei premi. Avete mai letto quel versetto? Dice: questo è il premio del timore del Signore. Ci sono dei premi quando c'è il timore di Dio. Quando noi vogliamo camminare con Cristo onestamente. Amen. Dice, per finire, non ingozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e dissolutezza. Qui potremmo fare altre predicazioni, altri studi biblici, potremmo stare altre ore a parlare. E dice: non in contese di invidie. Cioè dobbiamo lasciare tutte quelle cose malvagie, cari fratelli.
per la gloria del Signore. Amen. Con l'aiuto del Signore. Amen. Amen, gloria a Dio. Ma rivestitevi, e con questo vogliamo finire e vogliamo pregare insieme, fratelli, e che questa preghiera sia per noi, per ognuno di noi, individualmente un rivestimento della presenza di Gesù Cristo. Con questa preghiera, sorella, rivestiti di Gesù Cristo. Amen. Con questa preghiera, fratelli, tutti noi rivestiamoci ancora di Gesù Cristo. Forse qualcuno dirà, ma io già sono rivestito. Rivestiti ancora, non essere orgoglioso. Io sono già rivestito, sono già a posto, a me nessuno mi insegna niente. No, rivestiamoci di nuovo. Amen, alleluia. Che abbiamo bisogno, che abbiamo bisogno, alleluia. Perché il nemico, che l'Eterno lo sgridi, gira intorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, ma noi vogliamo rivestirci ancora di Gesù Cristo. Amen. Della sua potenza e della sua gloria. Alleluia. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura, cioè non date importanza alla carne. Amen. Non fatevi trascinare dalla carne, non fatevi di nuovo dominare dalla carne, non abbiate cura della carne per soddisfare le sue concupiscenze. Alleluia. Noi non vogliamo più soddisfare le concupiscenze. Amen. Ma vogliamo soddisfare la volontà di Dio. Alleluia. Amen. Amen. E ci vogliamo rivestire di Gesù Cristo, della sua potenza, della sua presenza, della sua luce, per fede. Alleluia. In questo momento. Amen. Amen. Vogliamo rivestirci insieme. Amen. Amen. Gloria a Dio, vogliamo pregare insieme. Louvado seja in questi o Senhor minuti. Da glória, aleluia.